In Regione Abruzzo, prima conferenza in Italia che si svolge su un tema molto importante per l'Unione Europea, la governance e la sorveglianza marittima nell'area mediterranea. Un incontro molto partecipato organizzato dal Servizio della Cooperazione Territoriale IPA della Regione Abruzzo. Un momento di riflessione tra tutti i livelli istituzionali di titolarità, ma anche di analisi tecnica sulle azioni da attuare a livello locale, regionale, nazionale e trasfrontaliero per migliorare la sorveglianza in mare. Ha partecipato anche l'onorevole Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. Posso dire che a livello di Parlamento europeo la Guardia di Finanza rende onore al nostro Paese, perché anche la Commissione parlamentare speciale per il terrorismo ha avuto la possibilità di collaborare con le Fiamme Gialle. Rimaste, tutti i miei colleghi stranieri sono rimasti impressionati per la capacità, la preparazione della Guardia di Finanza e delle nostre forze dell'ordine. Come sapete, a Bruxelles, anche perché ci sono poi molti militari della finanza, all'Olaf c'è una particolare presenza delle Fiamme Gialle che si sono fatte apprezzare per tutto. Quindi anche per quanto riguarda questo progetto credo che possano dare un valore aggiunto a una prospettiva europea di collaborazione. Ormai tutto deve essere fatto a livello europeo se si vogliono ottenere dei buoni risultati. Ad introdurre i lavori l'avvocato Paola Di Salvatore, autorità di gestione del programma IPA Adriatic e dirigente del servizio della cooperazione territoriale IPA Adriatic e del servizio regionale di Europrogettazione, che ha fortemente voluto l'organizzazione di questa conferenza di alto livello, coinvolgendo le eccellenze italiane nel settore del controllo e della sorveglianza marittima. L'obiettivo è quello di avere una governance tecnica e strategica nel Mediterraneo. Il ruolo della Regione è stato molto importante e la Regione Abruzzo vuole capitalizzare ora i risultati conseguiti proprio dal programma IPA Adriatic, che, vale la pena ricordarlo, è il più importante programma trasfrontaliero dell'area adriatica, al quale hanno preso parte 8 Stati, tra cui 4 Paesi in preadesione, in una convergenza nell'area mediterranea, in correlazione con l'attuazione del piano di azione tecnica dell'EUSAER. Il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, ha detto che purtroppo la sicurezza in mare è spesso minata dal terrorismo e dai traffici illeciti. La Guardia di Finanza è l'unica forza di polizia addetta alla sicurezza del mare e fa un lavoro incessante. Nicola Dobroslavic, come rappresentante del Comitato delle Regioni, ha rimarcato il fatto che grazie alla Regione Abruzzo negli ultimi anni si è parlato molto di questi temi e di governance. La sicurezza in mare, il controllo, ha ribadito, servono per garantire lo sviluppo dei territori.